niente, ci racconterà un po' che cos'è questa organizzazione. Askatasuna è un'organizzazione presente in tutto il territorio nazionale basco e lotta a favore dei diritti dei prigionieri politici baschi, che oggi sono 700, dispersi tra lo Stato francese e lo Stato spagnolo in più carceri. Quindi Askatasuna dà loro un sostegno a livello giuridico, sanitario e economico. È un sostegno che il popolo dà ai prigionieri, una forma di solidarietà. Bene, ma un tema poco conosciuto è quello della dispersione. Cosa ci puoi dire a proposito? Donc, c'est vrai que de nos jours, les prisonniers sont très dispersés. C'est une politique qui a commencé. È vero che al giorno d'oggi i prigionieri sono molto dispersi. È una politica iniziata qualche anno fa. Hanno cominciato a disperderli molto lontano dai Paesi Baschi, a migliaia di chilometri dalle loro famiglie, e quindi questi devono fare molta strada, e questo comporta parecchi rischi, perché per esempio ad oggi sono morte 16 persone mentre andavano a trovare i propri prigionieri. Quindi la dispersione ha delle conseguenze molto gravi, sia per i prigionieri che per i loro familiari. Oggi noi chiediamo che la legge sia rispettata, e cioè che i prigionieri possano stare più vicino alle loro città, perché lo dice la legge. I prigionieri devono stare il più vicino possibile alle loro famiglie, ma questa legge per il momento non viene rispettata. Quindi noi rivendichiamo il diritto dei prigionieri di restare nei Paesi Baschi o vicini. Le droit aux prisonniers d'être au Pays Basque, regroupés au Pays Basque. Comunque, nonostante questa repressione, diciamo che i prigionieri politici riescono a coprire un ruolo molto importante nel processo di pace. Donc, de nos jours, les 700 prisonniers. Oggi i 700 prigionieri formano un collettivo di prigionieri politici baschi e chiedono lo stato politico della loro prigionia, che non è riconosciuta. Ci sono 4 rappresentanti per i 700 prigionieri, il collettivo e tutti i cittadini che partecipano al processo di risoluzione. Il collettivo, come tutti i cittadini, vogliono partecipare al processo di risoluzione. Quindi, i prigionieri, per l'instant, non sono proprio. Quindi, i prigionieri non sono riconosciuti. Perciò, per il momento, la loro rivendicazione è quella di essere riconosciuti, per partecipare a questo processo e dare il loro contributo. Tutti devono avere il diritto di partecipare, sia i cittadini baschi che gli ostaggi, che devono essere riconosciuti come prigionieri politici in conseguenza di un conflitto politico.